Ma siamo troppo forti! Siamo troppo forti, ragazzi! Siamo troppo forti! Che meraviglia questa squadra! Che meraviglia questa squadra! Che va a dare quattro pere in casa del Lecce con le seconde linee. Inzaghi ha cambiato 7 undicesimi rispetto alla partita con Liverpool. Lecce 0, Inter 4! 4! Nel frattempo da altre parti si fanno fior fior di punti a botte di culo. Hanno avuto pure il coraggio di dire che l'Inter col Verona, i Kulovic, che culo che avete! Hanno avuto il coraggio di dire quello, avranno fatto 30 punti così. Questa squadra domina e umilia qualsiasi avversario con qualsiasi interprete. La roba spaventosa di questa sera, ragazzi, è questa. Perché mi direte voi, ma il Lecce, sì, ma... Innanzitutto il Lecce si deve salvare, deve andare a giocare in casa loro, non è mai scontato nel calcio. 3 giorni dopo le fatiche di Champions League, io vi vorrei far ricordare che 2 anni fa l'Inter, dopo le fatiche contro il Liverpool, va in campo col Sassuolo e viene distrutta. Quindi vuol dire che questo gruppo, Inzaghi, tutta l'Inter ha fatto un salto di qualità anche a livello mentale. Anche di come si gestiscono le energie, veramente una squadra spaziale, ragazzi. Chi gioca, gioca. Non importa l'interprete, giocano a memoria. Giocano a memoria, giocano a memoria. Altra grandissima partita, qualità eccezionale, delle azioni favolose. Ma andiamo per ordine, facciamo un po' di chiarezza prima di partire. Iscrivetevi al canale, lasciate like a questo video, ragazzuoli, mi raccomando. Veramente altro grandissimo segnale, ennesimo segnale super di questa squadra che fa veramente divertire. Per carità, qualche imprecisione c'è stata oggi, me l'aspettavo perché eravamo zeppi di seconde linee, ma manco più di tanto, manco più di tanto. Alla fine, se andiamo a vedere, poi le seconde linee ci hanno messo tutto lo zampino. 1-0 nasce con gol l'assist di Aslani. Aslani per Lautaro che è arrivato 100 gol in Serie A, 22 gol stagionali, numeri pazzeschi per il Toro oggi, doppietta, grandissimo Toro dal punto di vista realizzativo, ma grandissima Inter e bravo Christian che comunque 2 volte titolare, assist a Firenze, questa è dedicata a tutti quelli che, ma voi non avete mai infortuni, vi voglio vedere con gli infortuni, oggi 7, 7 diversi, 7! 7 diversi e l'Inter ha distrutto il Lecce. Primo gol, assist di Aslani. Quindi bravo Christian che poi ha preso un giallo, si è gestito, è entrato Nicolò nel secondo tempo. Mi è piaciuto molto in quella zona di campo, ma tantissime indicazioni meravigliose, stupende. Veramente tantissime cose da dire. Sono felicissimo per il gol di De Vrij che ha chiuso la partita. Se lo merita tantissimo questo gol Stefan perché oggi se l'Inter ha potuto attingere, no? Ha potuto far turnover dietro andando a mettere Bissek, andando a mettere Carlos Augusto a sinistra, insomma, ruotando tantissimo nella difesa. È proprio per il rendimento di Stefan che questo gol se l'è strameritato. Ha fatto 2 partite magistrali con l'Atletico, super partita. Oggi, grandissima partita altrettanto, nonostante qualche, ripeto, qualche imperfezione. Qualche sbavatura, qualche automatismo difensivo non sia stato proprio raffinato al 100%, eppure oggi l'Inter prende 0 gol. Ci facevate Dumaroni con la solidità della Juve, ma questa Juve sì, non sarà spettacolare, ma quanto subisce poco, adesso prende 2 gol a partita, come se nulla fosse. Le verità nel calcio. Padre Tempo, come dice Adani, no? Padre Tempo opera in silenzio. La verità del calcio, poi escono fuori. Guardate la Juve come ha giocato oggi con i titolari senza fatiche di Champions, con una partita a settimana. Guardate in casa col Frosinone, guardate l'Inter come è andata a giocare a Lecce. Come è andata a giocare a Lecce, veramente una super partita. Il secondo gol, tutto fatto dalle seconde linee, difatti, nasce da Audero. Palla per Aslani sotto pressione, Audero non ha i piedi di Sommer, si vede, tante volte si è preso dei rischi oggi, eppure il secondo gol, sempre con gli stessi principi di gioco, non ci sono Sommer e Calhanoglu, ma ci sono Audero e Aslani.
liberato Bissek, quindi altra seconda linea, quindi non Pavard ma Bissek, quindi cosa ti vuol dire questo? Liberato Bissek che prende palla con un treno, se la porta nella metà campo dall'altra parte, questo cosa ti vuol dire? Che c'è il lavoro, c'è il lavoro, quindi grandissimi Inzaghi veramente, perché se quest'Inter gioca a memoria e fa sentire importante tutto il gruppo, è merito suo, perché nelle scelte secondo me è veramente migliorato un sacco, si sentono tutti importanti, chi gioca di più, chi gioca di meno, si sentono veramente tutti importanti, e infatti poi in campo ti vedi, te le vedi le prestazioni dei titolari e dei panchinari, perché? Perché si tengono veramente tutti sul pezzo, poi è un grandissimo gruppo, si vogliono bene, come fai a non amarli? Quindi secondo gol, poi continuiamo, la palla arriva a Sanchez che fa l'assist bellissimo per Frattesi, tutte seconde linee, Audero, Aslani, Bissek, Sanchez, Frattesi, tutta palla a terra dal nostro portiere, ta 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 ta, il grande inserimento di Frattesi che fa un gran gol. Terzo gol, assist di Frattesi meraviglioso per Lautaro, e poi è arrivato per ultimo il gol di De Vrij, che ha chiuso la partita sul 4-0. Quindi ragazzi, veramente poco da dire, quando funziona tutto a meraviglia c'è veramente poco da aggiungere, se non da fare i complimenti. Non abbiamo vinto ancora niente, per carità, però quello di oggi secondo me è stato l'ennesimo segnale super che l'Inter ha dato a questo campionato, campionato che stiamo ammazzando, perché è una squadra che dà con nonchalance 4 pere a Lecce, 4 pere alla Salernitana, 4 pere alla Fiorentina, poi vince a Firenze con le seconde linee, oggi con le seconde linee domina, dà 5 pere al Milan, 4 pere alla Roma, domina su tutti i campi, con tutti gli effettivi, con tutta la rosa. Questa è l'ennesima dimostrazione di forza, ragazzi. Ennesima dimostrazione di forza di questa squadra che gioca a memoria, quindi grandissimi tutti, veramente, sono 3 punti molto molto importanti. Adesso la testa va alla Salernitana, e se vinciamo questa, ragazzi, dovesse vincere questa l'Inter, veramente sarebbe tantissima roba, ma già tantissima roba l'Inter. Ripeto, non vi fate abbindolare, ma il Lecce nel calcio non c'è nulla di scontato, punto primo. Punto secondo, l'Inter gli scudetti li ha persi contro queste squadre qua in passato. Punto terzo, vedete la Juve nell'ultimo mese contro chi ha perso punti, contro chi ha faticato da morire oggi e ha vinto, ha preso i 3 punti al 95esimo. Così è successo una volta all'Inter col Verona, che ha faticato un po' di più, ha vinto per episodi fortunosi, diciamo così, e ci hanno rotti marotti. A loro che hanno fatto 30 punti così, va bene tutto. Noi invece dominiamo. La verità, la vedete, è questa, che l'Inter stramerita di vincere questo campionato, quindi dobbiamo continuare così, testa bassa e pedalare, facciamo rosicare i gufi, continuiamo così, grandi ragazzi. Ragazzuoli, io do la parola a voi, iscrivetevi al canale, lasciate le commenti. Ah, volevo dire una cosa, aspettate, volevo dire una cosa, mi è piaciuto anche Hakim Zamiro, il giovane, quando è entrato in campo, vedi, quando funziona tutto a meraviglia, poi ti puoi permettere il lusso di mettere il giovane, farlo esordire, e ha fatto anche delle belle cose, pronti via, mette in porta Arnautovic che è entrato bene, stava facendo gol, miracolo di Falcone con la punta del piede, quindi per me è un Inter perfetta, al netto di qualche piccola sbavatura in fase difensiva, però di fatti Audero non ha dovuto fare grosse parate, ha fatto 2 parate centrali nel secondo tempo, stop, l'Inter quando ha accelerato ha sfracellato il Lecce, sfracellato totalmente, sembrava una partita quasi in bilico, abbiamo accelerato e Lecce è stato completamente disintegrato. Bravissimo anche Buchanan, quando è entrato mi dimostra questo ragazzo di avere grande tecnica, gamba, punta uomo, mi piace. Vabbè ragazzi, io do la parola a voi, iscrivetevi al canale, lasciate le commentate e condividete, fatemi sapere tutto quello che vi pare nei commenti sotto questo video. Un saluto a tutti amici, sempre sempre amala, ciao ragazzi.